ritrovata. Madonna, sembro una quindicenne, no? Che fa i video su YouTube. Ciao a tutti e a tutte, cari e care. Comunque, io abito in un posto dove a volte, no, c'è il silenzio, il cimitero, proprio. A volte sembra il Mugello. Via, via, non impazzisco più di quello che, ecco, che già sono da TSO. Serve ancora. Vabbè. Comunque, oh, così ho pensato che sarebbe una bella, così tanto per cambiare, una bella idea, scrivere delle domande, dei post nella mia pagina, sì, anche Instagram. Ma quello è il profilo Instagram, nella mia pagina di Facebook, la Cristina, come qui insomma, e vi ho chiesto che superpotere vorresti avere, perché fa rima, me ne accorgo solo adesso. Comunque, io sono la Cristina, se non mi hai mai visto, strano. Benvenuto, benvenuta, benvenute, benvenute. Fai gli auguri, buona Pasqua, buon Epifan, mamma mia che urli, o la finiamo? La finiremo? Io sembro Madonna Immacolata con sta luce, aspetta che la sposto un po' perché sembro veramente la Madonna del, ok, del pentimento, ok. Non è che cambi tanto. Comunque. Allora, direi PS, post scriptum, ma in questo caso è prima scriptum. Allora, se vedete i miei video di fino a qualche anno, cioè da 2 anni a sta parte, ho subito un dimagrimento. Ok, ho subito un dimagrimento. Volevo dire alle simpatiche persone che mi dicono: hai messo su chili, che anche se ne ho poca, la vista ce l'ho. E cioè, me ne accorgo anche sui vestiti. E su tutto, cioè, sono la prima che si veste sempre di nero, che si cerca di vestirsi un po' più larga, perché appunto sono ferma con le mie. Con tante cose della mia vita, perché sto, insomma, i medicinali, sapete, i medicinali o gli ormoni o quelle cose che anche se non mangi nulla o poco, soprattutto noi donne, ti gonfiano, c'hai periodi così. Come con la velocità in cui sono dimagrita, la velocità ci metto ad ingrassarmi, con la velocità, stessa velocità, fidatevi che dimagrirò ancora. Però le persone che mi prendono in giro, la testa da scemotti resterà per tutta la vita. Io comunque potrò dimagrire. Comunque, andiamo a leggere i superpoteri che vorreste avere. Devo fare lo screen di tutti? No, allora, Leo, beh, andate a leggerli. La pagina è la Cristina, ok. Leo Shady, che salutiamo, il famosissimo rapper a livello internazionale di Verona, dice stare sempre bene. È un bel grande superpotere questo. Enrico, invisibilità oppure la rigenerazione? Tipo il serpente di Hercules, no, il serpente, il drago a 3 teste, che gliene tagli una, gliene vengono fuori altre 4. Non mi sto facendo dei bei pensieri. Allora, Ivan, una donna che mi ami, punto, forever, punto. Io alcuni non li leggo neanche. Silvio, leggere nel futuro. Magari vedere nel futuro. Alcuni non li leggo, giuro, basta. Ok, Tati dice viaggiare nel tempo, che più che un superpotere è, sì, si può anche definirsi super.
Andrea, invisibilità o leggere nel pensiero? Molti mi hanno detto questo. Volete proprio sapere cosa pensano gli altri di voi? Tutta questa ansia da prestazione. Michele, guarire tutti i mali. Ma il male è relativo. Quindi è relativo il male, sì. Perché una cosa ti può far star male, però ad un'altra persona magari può far star bene. Non lo so. Vedi altre due. Tommaso Perrino, è un nome Perrino. Perrino Verde si chiama. Viaggiare nel tempo. Esaudire sia i miei che i desideri di tutti. Ma quello è del genio. Avverrare i desideri, no? Del drago Shenron, vedi? Invisibilità, onniscienza. Che è una cosa, Mattia, impossibile perché c'è sempre qualcosa di nuovo, non si può saper tutto, perfino Socrate diceva so di non sapere niente. Emanuele dice quello che ha Rocco. Allora, cioè, no, vabbè. Lori, ritornare indietro, vedere il futuro. Questo, Chris, il superpotere? Potere conoscerti. Ma solo io vorrei il superpotere di così e soldi, soldi, soldi. Sono io? No, ma dai, cacca, streghetta, ci sarà qualcuno. No, questo è brutto. Il teletrasporto. Leggere nella mente, un altro leggere nella mente. Matteo dice mangiare e dimagrire. Toby dice teleport, che non so se sia un mix tra il telepass gratuito infinito per tutta la vita o il teletrasporto. Giuseppe, ridare la vita. Elisa dice la cura. Io la indovino con una ed è Battiato. Saravanda! Scusi, non ce la posso fare. No. Mirko dice, quello di essere ricco almeno posso comandare gli altri. Facciamo essere ricco, che non è un superpotere, perché alla fine. Cos'è che ha scritto? Aspetta, perché sì. Oppure mandare a quel paese che mi pare, non è un superpotere. Manuela dice fulminare con gli occhi con cremazione istantanea. No, dai, io non sono così cattiva. Come fai a volere? No, è brutto. È brutto, beh. I più in di commenti sono questi. Poi state attenti, ragazzi, che vi farò altre domande. Ho pubblicato anche delle foto dei miei quadri che provo a fare. Se siete interessati, scrivetemi su Facebook o su Instagram. Magari vi metto qui da qualche parte come mi chiamo, così potete seguirmi. Se vi va di supportare il canale, iscrivetevi, mettete un like. Oh mio Dio, è dal 2011 che dico sempre queste cose. Comunque, niente. Video molto tranquillo. Se volete vi faccio vedere lo stand di biancheria della Foppa Pedretti, però dovrebbe pagarmi per pubblicizzarlo perché ci tengo un sacco. È il top.
Se siete delle casalinghe, questo è il top. Che io non sono una casalinga, però comunque boh, cerco di consigliare. È questo qua, comunque. È questo, vedi? È come nuovo, ce l'ho da ormai da quando sono qui, 3-4 anni. Sì, comunque sto tempo speriamo finisca perché c'è l'umidità al 289% e non si capisce se sia autunno, inverno, primavera, mezzo estate, inverno, non si capisce. E io sudo, vado a camminare, sudo, prendo l'arietta, mal di gola, tonsillite e zac. No, non va bene, non va bene. Non va bene. Tra poco arrivano i pelucchi, attenzione, allergici dei pelucchi, perché voleranno anche molte madonne. Io prevedo già pelucchi, madonne, Gesù bambini, signori e tanti santi. Pace, amore a tutti, namaste. Un bacione, basta, finiamola, basta. Basta, basta. Ciao, ciao.